prima di iniziare recuperate gli ultimi due video usciti sul canale. Finalmente abbiamo iniziato a trattare anche con video lunghi tradizionali il Giappone, con video dedicati alla cultura ma anche con una nuova rubrica, ovvero J-Crime, True Crime Giappone, dove poi in realtà ci andremo a ficcare anche dentro leggende legate all'occulto. Quindi mi raccomando, supportate al massimo i nuovi video. Dunque, il capitolo di oggi, ragazzi, ci proietta direttamente verso quello che potrebbe essere uno degli aspetti del finale di My Hero Academia. È un capitolo questo super complesso che vede protagonista il Monte Gunga come scenario di battaglia. Dunque, come fa questo capitolo a poter cambiare anch'esso le sorti di tutta quella che è la battaglia finale? Beh, lo scopriremo insieme in questo video. Insomma, spiegheremo e teorizzeremo un po'. Il capitolo si apre, come avevamo profetizzato, con un fantastico flashback che vede poi appunto come ha fatto Toga ad attivare la Sad Man's Parade e come questa è riuscita effettivamente ad arrivare sul Monte Gunga. All'interno di questo flashback siamo dunque nel parco acquatico sull'isola di Hokuto e vediamo tutti gli eroi praticamente braccare in gruppo la povera Toga, in modo tale che essa non possa riuscire in alcun modo a confondere gli eroi trasformandosi o cambiando forma del suo corpo. Peccato però che ad una certa Toga riesce a tirare fuori dal suo costume una fialetta e fa finta di berla in una scena veramente disegnata benissimo, che riesce a trasmettere proprio tutta l'oscurità di quella che è Toga alla fine. E qui a questo punto vediamo Tsuyu colpire con la lingua questa fialetta, che si pensava per l'appunto fosse il sangue di Twice o il sangue di qualcuno in generale, ma ecco che in realtà quello non era altro che un liquido che serviva per attivare e per attirare, anzi, i vari Nomu che si trovavano per l'appunto sul parco acquatico. Ecco dunque che Tsuyu, sporca di questo liquido, viene attaccata da un Nomu e Toga, approfittando della confusione, si trasforma in lei, confondendo di conseguenza Uraraka e bevendo la fiala con il sangue di Twice e creando così le copie di quest'ultimo, attivando così dunque la Sad Man Parade. A questo punto la ragazza Toga si chiede se Makia verrà mai riattivato. Su questo in realtà ci potevo anche passar sopra, potevo anche non dirvelo, ma secondo me è interessante per quello che sarà il futuro proprio dei capitoli di My Hero Academia. Cosa c'entra Makia e perché finalmente viene nominato? Ecco che anche di ciò ne parleremo più tardi, continuiamo con gli eventi per adesso. Pochi secondi dopo dunque l'attivazione della parata, ecco che arriva persino Kurogiri sull'isola. Kurogiri che ovviamente attraverso il suo portale di fatto trasferisce la parata sul Monte Gunga. E ragazzi, questa scena è spettacolare. Vediamo centinaia praticamente di copie di Twice inondare tutto il monte. E ragazzi, questa scena è un qualcosa di folle, perché vediamo sì le copie di Twice, ma vediamo anche Dabi dar fuoco a tutti gli alberi che circondano la montagna. È un qualcosa di veramente speciale. Arrivati a questo punto, ovviamente Ox capisce che tutto ciò è opera di Toga, e anzi quest'ultima dice anche una frase leggermente enigmatica, ovvero quanto sarebbe bello se potessimo... E la frase si conclude così. Secondo me è un riferimento in un qualche caso ad un discorso d'amore che poteva, o comunque sia, che la ragazza avrebbe voluto avere con Uraraka e Tsuyu. Ma insomma, anche questo sicuramente sarà uno dei temi che scopriremo, e anzi io ho una teoria che si ricollega per l'appunto a tutto ciò che vi ho più o meno immesso come indizio fino ad adesso e che tra poco vi dico. Vi dico tra poco, perché sì, sul Monte Gunga arriva finalmente anche Uraraka insieme a Tsuyu, che riescono quindi a catapultarsi anche loro sul Monte Gunga. E ragazzi, quindi chi abbiamo adesso qui sul Monte Gunga? Abbiamo Dabi, abbiamo Endeavor, abbiamo le copie di Twice contro Ox. E vabbè, e poi c'è pure Uraraka, così, no vabbè, povera Uraraka. Però consideriamo che ci sono anche Tokoyami e Jiro, quindi scenario veramente, veramente molto interessante. Ora, se queste erano le vicende, secondo me è ancora più interessante poter andare a trattare ciò che queste vicende ci potrebbero andare a dire verso il futuro. E io ragazzi qui vi dico due cosette, anzi tre. Partiamo dal primo, ovvero Gigantomachia. Allora,
Il finale di My Hero Academia, ragazzi, io ve lo dico, mi sembra veramente stra lontano arrivati a questo punto, e il motivo è molto semplice. Viene nominato Gigantomachia, dobbiamo vedere il campo di battaglia di Kunieda, dobbiamo vedere il campo di battaglia con Zero che combatte contro qualcun altro, e dobbiamo vedere proprio il campo di battaglia contro Gigantomachia. Adesso sarebbe veramente interessante se questi capitoli riuscissero a venire condensati all'interno di una sorta di mini focus su di essi, per poi sbarazzarcene del tutto, sempre se veramente non ritorna in gioco Gigantomachia, che in questo caso sarebbe figo vedere essere fermato veramente da Kirishima e Ashidomina in generale. E questa era una delle cose. La seconda, per poi passare a quella più spicy, più interessante, la seconda invece riguarda proprio la frase enigmatica di Toga. Toga dice: quanto è bello se potessimo, quanto sarebbe bello se potessimo. Ecco, questa frase secondo me si riferisce, ed è collegata al terzo punto, si riferisce ad un possibile dialogo che Toga vorrebbe avere nuovamente con Uraraka circa l'amore. C'è ancora un discorso in sospeso tra le due ragazze, nel quale poi discorsi, insomma, si inseriscono sicuramente anche Deku e Tsuyu, ma c'è ancora un discorso aperto, e questo discorso potrebbe trovare risoluzione nella terza cosa che questo capitolo cambia del tutto, ovvero la fine di Uraraka, la fine di Hawks e la fine di Toga. E questo discorso è venuto anche un po' ieri in live, è venuto fuori ieri in live sul sito Viola, e ragazzi, secondo me la situa andrà così, sul lato almeno Hawks, Toga e Uraraka. Ragazzi, le copie di Twice sono un'infinità, e Hawks secondo me ci starebbe se venisse veramente sovrastato da esse. Io mi immagino uno scenario in cui Hawks sta per morire, ma poco prima praticamente viene salvato da Uraraka. Uraraka che poi riesce in un qualche modo a fermare Toga. Ora, se tutto ciò è abbastanza messo lì, andiamo ad analizzare bene. Hawks, giungendo quasi in punto di morte, troverebbe lì il finale perfetto per il suo personaggio, perché magari sopravvive, ma in un qualche modo capisce che il passato, anzi vede proprio che il passato in un qualche modo... cioè, non che lo perseguita, ma che magari ha una ripicca sul presente. Quindi sul lato Hawks, ecco che questo capitolo, questa risoluzione metterebbe una gran pezza. Oh, io spero che non muoia, poi vediamo. Uraraka invece, salvando Hawks, adempierebbe a ciò che voleva fare, ovvero salvare gli eroi. Uraraka lo dice: io voglio salvare gli eroi. Ed ecco dunque che ciò potrebbe essere veritiero, potrebbe farlo salvando Hawks. Mentre Toga, e arriviamo proprio a questo punto, potrebbe avere un dialogo con Uraraka e non dico che si redime, perché secondo me ormai pure lei come Dabi è persa, però in un qualche modo viene sconfitta, non uccisa, sconfitta. Infine c'è un'ultimissima cosa da considerare, ovvero perché Shoto non è arrivato sul campo di battaglia del Monte Gunga insieme a Dabi per raggiungere così ad un conflitto familiare perfetto. Ecco, secondo me Shoto anche potrebbe arrivare su questo campo di battaglia, il come non lo so sinceramente. E poi c'è la questione Deku. Secondo me, ragazzi, giungeremo ad una situazione in cui almeno questi grandi personaggi principali staranno tutti insieme. E qui ci ricolleghiamo anche al famoso artwork di Uraraka e Deku, che adesso sono piano piano sempre più vicini. Dunque, mi raccomando, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti, e ci vediamo come sempre alla prossima. Supportate i nuovi video!